Ultima prova. Ultima domanda. Sei pronto a sacrificare la tua vita per salvare quella di tuo figlio? In questa fiala c'è un veleno mortale. Una volta bevuto, la morte sopraggiunge esattamente dopo 60 minuti. Bevilo e otterrai le ultime lettere dell'indirizzo. Avrai il tempo sufficiente per salvare tuo figlio, ma dopo tu morirai. Puoi bere il veleno o andartene. La decisione è tua. Ultime lettere inviate sul tuo telefono. Ho fatto quello che dovevo, Sean. Papà verrà a prenderti. Resisti, John! Cerco aiuto! Tu resisti! Vai, fai in fretta! L'acqua continua a salire! Resisti! Torno subito! Devi venire, papà! Devi venire subito! O John morirà! Morirà! Tanto meglio! Una bocca in meno da sfamare, giusto? Sparisci! Ti prego, papà, per favore! John morirà! John morirà! Sei sordo o cosa? Fila! Ti prego, papà! Devi salvare John! Ci ho provato, John! Davvero, credimi! Ma non voleva venire! Ti prego, John, non morire! Ti prego! No. Non dimenticarti di me, Scott. Thank you.
non hai perso il tuo tocco. L'appartamento dell'assassino dell'origami. Dovrei riuscire a trovare qualcosa che indichi dove si trova Sean Mars. Poliziotto. Conosceva esattamente tutti i passaggi di un'indagine. Prove in fumo. Un uniforme da poliziotto. Tutti si fidano dei poliziotti. Ecco perché i bambini lo seguivano. Era travestito da poliziotto. Ci vuole la password. La soluzione non può essere così complicata. Forse qualcosa legato alla sua infanzia. Come chiamava quei cani di carta che faceva da bambino? Ci sono. Max, il nome dei cagnolini di carta di John quando era piccolo. Ma che accidenti è? Un indirizzo. Il posto dove si trova il piccolo Sean. Presto, non c'è un minuto da perdere. Qui è dove coltiva le orchidee che lascia sul petto delle vittime. E così hai scoperto il mio segreto. È finita, Scott. Tutti quei bambini uccisi solo per trovare un padre in grado di salvare suo figlio. Zitta! No, tu... non puoi capire. Resta solo un bambino. Può esserci ancora tempo per salvarlo. Lascialo andare. Fai ciò che tuo padre non ha fatto.
Aiuto! Resto di sicuro. Pensa a qualcosa. Papà è qui! Ti tirerò fuori! Rispondi! Non lasciarmi proprio adesso. Respira. Devi respirare!
lasciarmi. Non lasciarmi. Credevo di averti perso. Papà, lo sapevo che venivo salvato. Sean, ascoltami. Sei la cosa più bella che mi sia mai capitata in vita mia. Ricorda che, comunque vada, ti amo più di ogni altra cosa al mondo. Io sono vivo. Ho preso il veleno un'ora fa. Ma sono vivo. Mio padre non ha mosso un dito per salvare suo figlio. Chi è lei? Oh, lei non mi conosce, Ethan. Ma ci siamo già incontrati. Io ho cercato per molto. Molto tempo. Cercavo un padre che avrebbe potuto fare ciò che il mio non ha fatto. Sacrificare se stesso per salvare suo figlio. Oh, quanto ho cercato e cercato. Tutti falliti. E poi mi sono ricordato di lei. Tutti quegli omicidi. Solo per trovare un padre che salvasse suo figlio. Solo per trovare un padre! Ma lei ha una vaga idea di come ci si sente ad essere considerati meno di niente dal proprio padre? Mi creda! Io ho sofferto tanto quanto le mie vittime. Tu sei completamente pazzo! Avanti, mi uccida ora che può. Tanto non ha più importanza. Lei ha fatto quello che volevo. Andare via. Devo aprire la porta se vogliamo uscire di qui.
Voglio che non mi lasci mai più da solo, papà. Prometto che non ti lascerò mai, Sean. Te lo prometto. Hanno tirato un sospiro di sollievo. La polizia ha annunciato di aver trovato Sean Mars vivo, a più di 4 giorni dalla sua scomparsa. Sean è stato ritrovato nei pressi del vecchio molo, disorientato e fisicamente provato. Si pensa che sia riuscito a fuggire dall'assassino dell'origami che lo aveva rapito. Le indagini al momento sono ferme, mentre gli psicologi sono in attesa di parlare con lui, nella speranza che possa fornire nuovi dettagli sull'assassino dell'origami. La polizia brancola ancora nel buio in merito all'identità del cosiddetto assassino dell'origami, che attualmente resta a piede libero. Sfortunatamente abbiamo appreso che le indagini sono costate la vita a Madison Page, una giovane reporter al lavoro sulla vicenda dell'assassino. Ci hanno appena comunicato che le indagini sull'assassino dell'origami hanno avuto un tragico epilogo. Ethan Mars, padre del bambino rapito e sospettato di essere l'assassino, è stato ucciso durante un'operazione di polizia. Ulteriori dettagli sull'accaduto non sono ancora stati resi pubblici, ma sembrerebbe che il capitano Leighton Perry e il tenente Carter Blake siano stati sospesi in attesa di essere sottoposti a indagine. Vieni su. Dobbiamo andare. Svolti oggi nel cimitero di Charity Cross i funerali di Madison Page. La sua eroica morte durante le indagini sulla scomparsa di Sean Mars ha suscitato commozione in tutto il paese. Tutti i colleghi della stampa esprimono profonda ammirazione per la coraggiosa giornalista che ha sacrificato la vita per la verità. Britney Sanders, per ICR. Ok, Britney, è buona.
Ottimo, ora andiamoci. Tutte queste chiacchiere mi hanno fatto venire fame. Lo seppelliscono tra due giorni in qualche buco dimenticato da Dio alla periferia di Washington. Per questioni di protocollo dovrò essere presente. Io passo. In fondo noi due non siamo mai andati d'accordo. Nessun problema. Posso capire. Ah, signore, ho qui i suoi occhiali. Che cosa ne facciamo? Beh, a lui non servono più. Ne faccia quello che gli pare. I want to see them again. I'm a father too.